Buongiorno a tutti, non sapevo minimamente che tipo di foto di anteprima fare, perché io le faccio sempre prima di iniziare i video. Vabbè. Allora, altro video attaccato alla finestra, perché chiaramente appena decido di fare i video il cielo si rannuvola, ma grazie al cielo, perché devo dire la verità, oggi è il primo pomeriggio da quando sono qui in cui io non voglio dire niente, non dirò nulla di più, ma c'è quell'arietta che, come dire, sembra che possa cambiare qualcosa, cioè, tradotto in parole povere, potrebbe esserci aria di cambio di stagione. Shh, non dico più niente, non dirò mai più niente. Godiamoci la fine dell'estate. Giornata particolare, a parte per i miei capelli, a quanto pare che potevo anche sistemarmi prima di iniziare. Tra l'altro, oggi mi vedete in scuro. Oggi c'è molto scuro tra i capelli, il vestito, il mobile qui perché ho cambiato un pochino inquadratura. Ho messo il treppiede sul piccolo davanzale della finestra perché mi ci sono proprio dovuta quasi attaccare perché non c'era luce e non ho ancora avuto voglia di montare la ring light. E quindi, vabbè. Oggigiorno particolare, a parte il fatto che io sembro in lutto perché non sono abituata a vestirmi di nero, non siete abituati a vedermi vestita di nero. Invece un giorno molto gioioso e pieno di gaudio perché mentre voi festeggiate Ferragosto e siete lì a fare falò, gamberoni, crudo di mare, bracciate, eccetera, eccetera. Noi chiaramente qui negli Stati Uniti non abbiamo nessun tipo di festa simile, è un giorno come un altro, ma non è un giorno come un altro in realtà, è un giorno di festa gigante perché è il giorno che precede l'inizio della scuola. Chiaramente ogni stato decide per sé, quindi io vi parlo di quello che succede qui in Kansas, dove sono io, in particolare oggi abbiamo avuto questo assaggio di scuola perché avevamo il Know Your School Day, quindi il giorno di un open day scolastico. Conosci più che open day, è più di un open day, perché quando andiamo a fare gli open day in Italia lo facciamo prima dell'iscrizione, no? Quindi ti fanno vedere la scuola, ti fanno vedere sommariamente classi, cose varie, eccetera. In questo caso era proprio essendo il giorno prima dell'inizio ufficiale della scuola, era qualcosa di più, perché oltre ad aver potuto visitare vari locali della scuola, aver capito un po' come la scuola sia fatta, perché finora siamo entrati a scuola per l'iscrizione, dove però era aperto soltanto l'ufficio, diciamo la segreteria, proprio di fronte all'entrata, abbiamo giocato nei vari. Nel parco, insomma, della scuola, nell'area giochi, come avete visto anche da uno dei video che ho fatto. Siamo andati la settimana scorsa, venerdì, ad una riunione nell'aula magna, praticamente, potendo visitare solo quello che è sempre comunque all'ingresso, tutto il resto era chiuso, transennato, perché stavano finendo alcuni lavori di manutenzione. Quindi oggi abbiamo effettivamente, siamo entrati in una scuola, siamo entrati a scuola. La novità, non so se forse gli ultimi video che ho fatto e che sono usciti la settimana scorsa sono stati girati nello stesso giorno, mi sa che forse non avevo ancora ricevuto la notizia. Comunque, ho una notizia buona e una meno buona. La notizia buona è che anche Eleonora frequenterà la stessa scuola di Tommaso, che per me è una notizia buonissima. Fino all'anno scorso la scuola elementare di Tommaso non aveva una classe per i treenni, quindi la pre-K, la preschool, non c'era la scuola materna, che quindi diciamo che ogni età ha la sua classe, ok? Per capirci. Quella per i 3 anni non era prevista, da quest'anno sì. Quindi, gaudio, gioia. Meno gioia il fatto che io avessi scelto in fase di iscrizione il turno del mattino. Come avevo già anticipato, ma comunque ne ho avuto la conferma, purtroppo per la preschool sono previste soltanto 3 ore di scuola,
al giorno ed erano suddivise in due turni, o il turno di mattina o il turno di pomeriggio, il che significa che i bambini o entrano alla stessa ora insieme oppure escono alla stessa ora insieme. Io per motivi personali, sia per cose che ho necessità di gestire con l'Italia, tra cui, come vi ho già accennato, la mia terapia e insomma, altre cose che ho da gestire con l'Italia, preferivo il turno di mattina perché qui siamo 7 ore indietro rispetto all'Italia e quindi preferisco chiaramente gestire degli appuntamenti dove da me è mattina ma da voi è pomeriggio, quindi là dove si può fare rispetto ad un orario più serale dove non sempre è possibile. E poi perché io di mattina qui sapevo già di avere dei corsi da voler frequentare. Primo tra tutti il famoso corso di inglese di cui vi ho già accennato diverse volte, che sarà di mattina. E io questo non lo posso fare. C'è la possibilità di portare i bambini più piccoli con noi. Proverò perché tentare non nuoce, ma c'è scritto che i bambini devono essere buoni, cioè fondamentalmente portalo se sta zitto e buono, se gli porti qualcosa con cui passarci quell'ora, ora e mezza, non so quanto sia, se non lascia perdere. Ma è giusto che sia così, nel senso che è un corso in cui il problema qual è? Che anche se e le stesse buona, comunque i bambini ti fanno mille domande: ho fame, ho sete, la pipì è quello, mi annoio, e cambiami quello, anche se io le porto l'iPad per dire, cosa che farei assolutamente. Cambiami quello, cambiami quell'altro, ora mi annoio. Cioè, se tu vai a fare un corso e se comunque questo corso, al di là del fatto che tu debba imparare o meno, ti serve come spazio personale di socializzazione, di evasione, di conoscenza, tutto quello che ci puoi mettere dentro, non sarà mai la stessa cosa, non sarebbe la stessa cosa, non sarà la stessa cosa. Comunque, ci proverò, vedremo. Ho chiesto chiaramente alla scuola più volte, sia via mail che oggi dal vivo, se fosse possibile fare uno switch, un cambio. Mi è stato detto di no. Ho chiesto gentilmente se qualora qualcuno dovesse rinunciare a un posto di mattina, per favore di farmelo sapere. Di più, se può fare. Quindi questa è la notizia brutta, anche perché il turno di pomeriggio è dalle 12:20 alle 3:20. 12:20 si presume che i bambini abbiano già pranzato, quindi io dovrò portarla pure già mangiata, come diciamo noi. Il che mi stringe lo spazio del mattino, della possibilità di fare le cose di mattina ulteriormente. Vabbè, vedremo. Comunque, stringiamo la questione scuola. Siamo andati a scuola, abbiamo conosciuto, abbiamo visto le classi, abbiamo conosciuto l'insegnante, abbiamo iniziato con la classe e l'insegnante di Tommaso che mi ha fatto un'ottima impressione. Classi piccole, quindi con pochi bambini, saranno massimo una quindicina. Non so neanche se ci arrivino a 15, non mi sono messa lì a contare, perché poi una delle attività da fare oggi, cioè l'attività principale, al di là di conoscere, di vedere la classe, dove fosse, di conoscere, far conoscere gli ambienti ai bambini e di conoscere l'insegnante, era quella di portare le school supplies, quindi tutto quello che ho comprato per il back to school, portarlo a scuola, quindi era richiesto che tutto il materiale scolastico venisse portato oggi e c'erano delle indicazioni precisissime su dove mettere le cose, quali cose mettere dove, ok, dove piazzarle, come preparare l'astuccio che deve contenere per tutti le stesse cose, tutto l'avanzo metterlo nelle ceste, ciascuno con la sua etichetta e quindi tutte le colle di lì, tutte le, non so, i quaderni di là, le cartelline di là, eccetera, eccetera, eccetera. Il banco è una roba meravigliosa. Allora, io ho girato dei
degli spezzoni minuscoli o qualche foto, vediamo, vediamo che cosa riesco ad incollare. Eh sì, certo. Perché? Questo è il banco di Tommaso. Perché forse c'è anche uno studente italiano? Perché? Oh, le coppe di second grade. Wow. Quindi quelle di seconda possono quelle di terza. Può essere. C'è davvero un cane con gli occhi storti? Il bruco che non ha. Wow. Ma il bruco. Oh, ma c'è il pupazzo del bruchetto, non ci credo. Mamma, e poi ha una lezione. Boh, penso. Glielo chiedi. C'è proprio di caffettina. Di caffettina. Il banco era stupendo, un banco singolo, lui ha trovato già incollati al banco tutta una serie di misurazioni, il righello in centimetri, poi ha trovato, oddio era in centimetri, no non penso fosse stato in centimetri, forse c'erano 6 centimetri che gli inches, i pollici, non lo so, sapete che non ci ho fatto caso, comunque c'erano, non so, l'indicazione della mano destra e della mano... della mano destra e della mano sinistra, questa è la mia destra, con scritto, le lettere, stampatello maiuscolo, stampatello minuscolo, perché qui il corsivo non si usa, i numeri da un accento e la cartella, la additional chart, una cartella delle addizioni, ma non mi ricordo se fosse additional chart. Comunque, una tabellina per fare le addizioni. Vabbè, poco importa. E questo tutto incollato sul banco, più una specie di anello metallico morbido però, in cui infilare la matita, è già una matita regalata ad ogni bimbo. Il sottobanco. Nel sottobanco c'erano già tutti i libri. È una scuola pubblica, per chi mi è stato chiesto nel video ask, ma magari non tutti guardano i video ask, quindi non lo sanno, è una scuola pubblica, quindi è tutto gratuito, quello che noi paghiamo è la mensa, poi parleremo della mensa a parte, volevo fare un piccolo video a parte sulla mensa, perché è una cosa molto interessante, poi si paga un'assicurazione se si vuole, tutto se si vuole. C'è sempre un'alternativa, si può pagare un'assicurazione alla scuola in caso di, nel caso in cui il bambino faccia dei danni, si pagano $50 all'anno, però nel caso in cui tu non sottoscriva questa assicurazione e il tuo bambino faccia dei danni, chiaramente questo sarà tua responsabilità dover ripagare la scuola, ripagare i danni. In più ho scoperto oggi che ogni bimbo avrà il suo computer, quindi forniranno un computer a bambino, che per noi in Italia è fantascienza, un computer a bambino gratuitamente, bisogna pagare un'assicurazione, cioè bene, insomma, se vuoi sempre, diversamente se succede qualcosa al computer, devi pagare il computer, quindi meglio l'assicurazione, sempre di $50 per il computer, appunto, nel caso in cui succeda qualcosa. Ed è cura del bambino portare il computer tutti i giorni a casa, ricaricarlo e portarlo a scuola a carico. Sto per starnutire, è arrivato un raggio di sole che mi sta colpendo qui, quindi mi ha fatto venire voglia di starnutire. Vabbè. E eccolo qua.
mi metto un po' più indietro, così va meglio, così becca solo il braccio. E la maestra ci ha spiegato, poi il banco, allora il banco ha anche sulla destra una piccola clip in cui viene attaccata una busta, una ziploc, quindi una busta di quelle ermetiche con il nome, già era già tutto pronto con il nome del bambino, e lì si mettono le cuffie, le headphones. Questa è una cosa che nel video back to school non vi avevo fatto vedere perché mi ero completamente dimenticata, le avevo già comprate un paio di settimane prima. Quindi ogni bimbo deve portare le sue headphones, ora ho capito perché, perché chiaramente usa, ma vabbè, avevo intuito che usassero i computer, ma pensavo li usassero nei laboratori, nelle aule laboratorio, invece ci lavoreranno proprio, e non so se anche a casa, non lo so. E, c'è un reggi borraccia, quindi un porta cup, bicchiere, borraccia, bottiglia. Dall'altra parte c'è un'altra vaschetta attaccata al banco, dove c'è, ogni bimbo ha una sua whiteboard, una lavagna, di quelle da usare col pennarello, non col gesso, e una specie di piccolo astuccetto con l'interno trasparente, proprio sottile sottile, che si utilizza per guadagnare i fake money, quindi i soldi finti. La maestra ha un sistema di ricompense fatto di finti dollari, che loro guadagnano un dollaro ogni tot attività svolte bene, possono guadagnare sia dei dollari, dei fake dollars chiaramente, dei soldi finti personali, quindi con le attività personali. Di questi dollari vengono poi conteggiati ogni 2 settimane, e a seconda di quanti dollari ciascun bimbo abbia guadagnato con il suo lavoro, potrà acquistare in classe anno una specie di mobilettino a cassetti. Ciascun cassetto ha dei piccoli premi, diciamo delle piccole cose che loro, se vogliono, possono comprare, che costano 2, 5, 10 dollari, non so. E quindi niente, io finisco sempre davanti, non riesco a stare indietro, ok. Ma non è soltanto guadagnare per comprarsi le cose, ma è guadagnare per gestire il proprio denaro. E quindi, per esempio, come si fa nella vita reale, ci sono anche delle spese fisse. Per esempio l'affitto del banco. Ogni settimana 2 dollari sono destinati, per esempio, all'affitto del banco. Come dal tuo stipendio devi pagare l'affitto, una rata o qualcosa, non lo so. Quindi le spese fisse. In più si può guadagnare anche a livello di classe, a livello di comportamento, per esempio, se si comportano bene, se fanno determinate attività di classe bene, guadagnano un punto. Questi sono poi dei punti che si conteggiano a parte sulla lavagna. Se si comportano male, chiacchierano, vengono sgridati, fanno qualcosa che non va a livello di classe, la maestra guadagna un punto, e quindi questa è una sfida tra maestra e classe. E poi che altro? Hanno tutto un sistema di come si dice, c'è tutta una parte magnetica in cui sono indicate tutte le attività, con esattamente come praticamente la tabella delle ricompense che avevo a Roma, quindi tutta magnetica, con ogni attività scritta. A fianco c'è scritto l'orario in cui, da che ora a che ora si svolge quell'attività, come l'arrivo, come la prima lettura, come il primo intervallo, e poi le attività giornaliere, insomma c'è scritto tutto lo svolgimento della giornata, in modo che i bimbi abbiano ben chiaro tutta la suddivisione del tempo. Questa, ogni bimbo ha, appena arriva, ha il suo nome sempre su uno spazio magnetico, all'etichetta con la targhetta con il suo nome, e deve ogni mattina arrivare già essendo consapevole di come si svolgerà il suo pranzo e che cosa mangerà. Perché si può scegliere ogni giorno tra pranzo della scuola e pranzo portato da casa, ma questo rientrerà nel video del pranzo, se no faccio troppo lungo. E infine, sempre questo metodo della etichetta con il proprio nome personale magnetica, ne hanno anche una attaccata al banco di lato,
Quando devono andare in bagno, alzano la mano, chiedono di andare in bagno. Se la maestra accorda il permesso, prendono la loro etichetta, vanno in una delle parti magnetiche dove c'è scritto Who is in the bathroom? Punto interrogativo, c'è proprio un'etichetta così con questa scritta. Per esempio, Tommaso prende, mette il suo nome sotto questa scritta, prende a fianco una specie di badge, un bathroom pass, con di quelli che si mettono al collo e va in bagno. Così la maestra sa, non perde d'occhio nessuno, sa chi è in bagno e chi è fuori allo stesso tempo, vede che i bimbi che hanno il pass al collo sono fuori perché stanno andando in bagno. Tommaso ha il bagno molto vicino all'aula, alcuni ce l'hanno un po' più distante, quindi insomma è giusto che ognuno sappia, ecco, a chi appartieni, dove vai, cosa sta succedendo. Ed è un modo chiaramente per coinvolgerli, renderli partecipi, renderli indipendenti e responsabili anche nelle loro azioni. E quindi mi ha fatto un'impressione pazzesca, veramente ottima. Tommaso è felice al settimo cielo, era terrorizzato fino a stamattina, sicuramente nei prossimi giorni. Adesso c'è stato chiaramente un'ora lì dentro tra una chiacchiera e un'altra, quindi non ha fatto nulla. Domani inizierà questa avventura. Domani per me, quindi voi sicuramente probabilmente lo state guardando il giorno in cui lui sta andando a scuola. Ed è così, vicino alla classe di Tommaso c'è anche la classe di Eleonora, sorprendentemente vicino perché in realtà dovevano essere in due ale, ali, ale sono io, separate dell'edificio. Devo dire che l'impressione che mi ha dato l'aula di Eleonora è di un'aula arrangiata all'ultimo momento, perché rispetto alle altre aule del pre-K dei 3 anni che ho visto, la sua era più sfigatella. Quindi sicuramente con tutti gli aggiustamenti che hanno fatto quest'anno, questi inserimenti di questa nuova classe, di queste nuove classi, hanno richiesto un po' così, un arrangiamoci. Classi di tutto rispetto, spazio di tutto rispetto, niente da dire, però l'impressione è stata, non so, meno curata, ecco, meno curata di altri. Lì hanno anche corridoi super curati, quindi veramente proprio bello. Quindi lo spazio dell'aula di Ele è molto semplice. Aspettate. Eccomi, scusate, era entrato Tommaso. Quindi diciamo mi è sembrato tutto molto più semplice. Comunque, vabbè, vedremo col tempo. Anche l'insegnante mi ha dato qualcosa in meno rispetto all'insegnante di Tommaso. No? È una questione di pelle, non ve lo so spiegare. Sicuramente c'è anche una barriera linguistica, ma mi è sembrata meno empatica, meno, come dire, l'approccio con dei bimbi così piccoli, secondo me, deve essere un approccio bello energico. Non c'è stato affatto. Però mi ricrederò, sicuramente mi ricrederò, anche perché, come dire, hanno quando assumono del personale scolastico, qui hanno veramente dei canoni rigidissimi cui attenersi, quindi non metto in dubbio che sia sicuramente un'insegnante valida. Non tutti reagiamo al nuovo immediatamente, poi magari io ho un'aspettativa che poi, cioè, l'ho vista un secondo, quindi non è che possa esprimere un giudizio, non lo farò. Parlo proprio del primo impatto. C'è stata una differenza rispetto a queste due insegnanti, sicuramente mi hanno trasmesso due cose diverse. Ele pure è stata tranquilla, abbiamo portato anche il suo materiale scolastico, anche lei andrà a scuola col suo zainetto, quindi finalmente potrà usare il suo zainetto trolley di Frozen che al nido l'anno scorso non poteva portare. Porterà la sua borraccia con l'acqua e lo snack, visto che lei non pranzerà a scuola per via dell'orario, però ai bimbi sia del turno di mattina che del turno di pomeriggio forniscono il latte e uno snack, che però viene fornito gratuitamente dalla scuola e non è da pagare. Domani, niente, vivremo questa avventura, inizieremo a portare Tommaso alle 8 meno un quarto, 7:45 deve essere a scuola, 7:50 deve entrare, alle 8 suona la campanella, però deve essere già dentro, chiaramente. Vedremo. E poi dovrò tornarci per portare Ele alle 12:20, per poi riprenderli entrambi alle 3:20.
Quindi stavo pensando, tra l'altro, se siete arrivati fino a qui a guardare il video, che ogni tanto potremmo organizzare, magari una volta alla settimana potremmo organizzare una diretta. Mentre io magari pranzo, possiamo fare, cioè non proprio mentre sto mangiando, ma dico più o meno la mia ora di pranzo, per voi è sera, e quindi magari potremmo anche fare una diretta una volta ogni tanto per chiacchierare, visto che approfittando insomma di quel pochissimo tempo a disposizione da sola che avrò, perché è un orario un po' scemo, devo dire la verità. Vabbè, troverò sicuramente qualcosa da fare. Basta, adesso però voglio girare il video dedicato alla mensa. Abbiamo visto anche la palestra, abbiamo visto la cafeteria, quindi la mensa, abbiamo visto la library, la biblioteca, che è una roba. Nel pezzettino che ho girato veramente, ho fatto così, ma era molto più ampio in fondo, diviso per sezioni, tutto immacolato, tantissimi libri, in ogni sezione c'è poi il suo, non so, la poltrona, il divanetto, il tavolino, l'area giochi, a seconda diviso per età, fantastico. So che la classe di Tommaso ci andrà una volta alla settimana. E essendo lui in second grade, quindi in seconda elementare, potrà prendere due libri alla settimana e riportarli poi la settimana dopo. E li potrà portare a casa, quindi li potremmo anche leggere insieme. Bellissima, veramente bello. C'è la nurse, quindi la infermiera, che era lì presente con la sua uniforme viola tutta carina. Che vi devo dire, è un posto, una scuola meravigliosa. Non ho visto l'aula dell'arte, non ho visto i laboratori scientifici, so che ci sono perché li avevo visti nella video presentazioni della scuola. So che ci sono, ma non sono riuscita ad andarci, quindi non li ho visti dal vivo. E poi, insomma, come avete visto, no? Degli spazi esterni pazzeschi lo stesso, cioè tanto spazio per i bimbi. Sono molto contenta. E basta, quindi questa è la nostra avventura prescolastica per il nostro primo giorno di scuola. Poi vedremo un po' come andrà dopo, magari la prima settimana vi farò un riassuntino su come è andato. E rimandiamo il nostro prossimo saluto, cioè no, rimandiamo il prossimo saluto, noi ci salutiamo adesso, ma io adesso rimando il nostro discorso relativo alla mensa al prossimo video perché lo giro adesso. Un bacio grande. Alla prossima!